Françaises et Français, mes chers compatriotes, qui sème l'illusion, récolte la souffrance. Oui. Ivre de ma puissance nouvellement acquise, je vous ai roulé dans la farine. J'ai franchi une ligne rouge. Je ne suis pas qui je suis. J'ai honte. Pardon, pardon. Je vous demande pardon. Je ne recommencerai plus. Je m'en vais. Adieu. Non credete solo a quello che vi fa comodo, ascoltate anche posizioni divergenti. È importante. Smettete di fare eco ai mass media. Temo il giorno in cui la tecnologia andrà oltre la capacità umana. Il mondo sarà popolato allora da una generazione di idioti. Fu Albert Einstein. Ma come si dice oggi non ci vuole Einstein a capirlo che il giorno è arrivato. In verità è arrivato già da un po' di tempo. E quando parlava di generazione non si riferiva ai giovani, ma si riferiva ai vecchi. Perché sono loro che abboccano come dei boccaloni i pesci rossi del piccolo acquario tecnologico. Ma esattamente che cosa voleva dire Einstein, che cosa aveva previsto, che cosa aveva capito? Beh, che la tecnologia, l'innovazione, certe capacità della tecnica, della scienza sorpassano le nostre capacità intuitive e comprensive. O almeno, sorpassano le capacità intuitive e comprensive della media mondiale. Lasciando spazio solamente alle eccellenze. Solo le eccellenze sopravviveranno a questa ondata. E questa ondata ha un nome: si chiama intelligenza artificiale. E io lo so, te sarai già pronto lì a cambiare video perché dirai il solito video di intelligenza artificiale. No, 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 il video che abbiamo visto prima è stato creato grazie a una intelligenza artificiale. Ti sembrerà strano? Avrei creduto di aver visto veramente Macron che faceva un mea culpa incredibile, che diceva che vi infarinerà ancora una volta come per i cinque anni precedenti anche per il nuovo mandato, che non sa più chi è, che non sa più che dove andare, che se ne andrà. Beh, tutto questo video è falso, ma non falso, falsissimo, ma non falsissimo, creato con un'applicazione, esattamente usando una tecnologia che si chiama deep fake ad oggi è accessibile con un'applicazione, la scarichi un'applicazione gratuita, chiaramente dipende un po' dal tipo di tecnologia di cui voi siete in possesso, se avete già uno studio abbastanza preparato basta un'applicazione, qualche programma per avere dei filmati di un certo tipo, basta proprio un'applicazione del telefonino, più questa tecnologia andrà avanti e più sarà accessibile a tutti. Ma a cosa voglio farvi capire, dove voglio arrivare? Guardiamo insieme questo video. At any point in time. Questo ragazzo che vedete qui sulla destra ha creato questo video ancora qualche anno fa per far vedere quanto è facile creare un fake con questa tecnologia e quanto sia difficile riconoscere un fake da reale con questa tecnologia, creata grazie all'intelligenza artificiale. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Tecnologia molto contestata che è stata anche origine di denunce perché è stata usata per la creazione di film porno con viso di attori molto famosi di Hollywood. che chiaramente non avevano mai girato questa tipologia di film, ma usando questa tecnologia è stato molto facile far credere a milioni di persone che fossero veramente i loro idoli a girare dei film porno. Ma non solo, questa tecnologia può sfociare su tutti gli ambiti e la cosa ancora più agghiacciante è che può creare anche visi dal nulla, cioè persone che non esistono nella realtà. Ma parliamo di quelli che esistono, guardate questo, qui vediamo un po' come funziona, vedete che ha una sovrapposizione di maschere, si inserisce una base, un database di filmati autentici, reali, lì si lavora sezionando il viso in bocca, occhi, orecchie, espressioni, rughe, eccetera, eccetera. L'intelligenza artificiale continua questo mosaico, cioè lo unisce, lo rende fluido creando i veri e propri spazi vuoti, le espressioni che non ci sono nel volto ma lei le crea e il risultato è questo, è incredibile. Qui viene preso addirittura con i presidenti degli Stati Uniti, con Putin e con quello russo. Ma di quali idioti parlava Einstein? Chi sono la generazione di idioti che viene sorpassata dalla tecnologia? Beh, tutti quelli che non sono sufficientemente informati per distinguere un fake dalla realtà, ad esempio. I'm show you some magic. Questo non è Tom Cruise, It's the real thing. <ride> I genuinely love Lei non the è process Lui non è Mark Zuckerberg. Questo non è Abraham Lincoln, e quello non è Leonardo DiCaprio. Ora avete capito bene? Se non l'avete capito, vi consiglio di approfondire voi l'argomento e non fidarvi sempre esclusivamente dei concetti preconfezionati, soprattutto quando si tratta di fake, anche se provenienti dai famosi youtuber che vi vorrebbero fare uscire dalla Matrix o da quelli che sono i debunker dei debunker. Che cosa possiamo fare noi? Come possiamo vedere? Beh, innanzitutto aprire gli occhi non sarebbe una cattiva idea. Esaminare quello che state vedendo, guardare i particolari. E vi faccio l'ultimo esempio, uno tra i più eclatanti, quello di uno scienziato francese che ha perculato milioni e milioni e milioni, è proprio il caso di dire, perculato, preso in giro milioni di persone. Che hanno ritwittato una sua foto che ha pubblicato come la foto dell'anno, ecco il nuovo telescopio della NASA superpotente che fotografa Proxima Centauri. Le immagini hanno fatto il giro del web. Centinaia di siti di... hanno finalmente svelato il mistero. Proxima Centauri era una stella calda abitata, ci sono gli alieni, abitano su Proxima Centauri. E se voi leggete i commenti a quel tweet, vi renderete conto che il livello delle persone che guarda, che commenta, che si comporta come una banderuola che crede a qualsiasi fesseria. Incredibile, e sono in tantissimi anche gli youtuber, i creatori di, di contenuti, quelli che detengono la verità, quelli che se li seguite sanno loro dove portarvi. Cioè, vi riportano esattamente allo stesso punto di partenza, se non peggio. Infatti, la foto famosissima pubblicata su tutti i siti cospirazionisti del mondo era una fetta di salame, anzi, per essere esatti, era ciorizzo. Beh, voi direte: lui è però un bastardo. Sì, lui è un bastardo, lo scienziato francese, perché ha sfruttato la sua ars cattedra, ha sfruttato la sua capacità di essere interpretato come un'ottima fonte, una fonte attendibile, proprio per dimostrare che il pubblico in generale si fida di chi pubblica e non di che cosa pubblica. E questo vale per tutti, è una discussione aperta a tutti, ma che esiste una tecnologia in grado di, produrre un certo tipo di fake, di filmati falsi, difficili da distinguere, è un dato di fatto. La, ripeto, è una tipologia molto contestata che probabilmente scomparirà perché è altamente pericolosa, tutti possiamo immaginare le conseguenze che, che potrebbero svilupparsi, ma in verità, in base al nostro cosciente di intelligenza, o meglio, al grado di preparazione, Dell'utente medio che guarda una certa tipologia di canali basta molto, ma molto, ma molto meno a fargli credere qualsiasi cosa. Ed ecco qua. Questo è un video che ha circolato molto in rete in questi giorni, dove tutti vedono ufo ovunque, dove tutti, soprattutto i disperati che cercano conferme alle loro credenze, che hanno l'incapacità totale di capire che gli stanno pigliando per il culo, ma è molto più conveniente credere alla falsa bugia che alla scomoda verità. Il cervello tende a credere in quello che già sa, non vuole cambiare idea, quindi la presa per il culo è ancora più evidente, ma niente, c'è la gente che ci crede. Se poi ingrandiamo un pochettino la bocca di Joe Rimbambiden, il presidente degli Stati Uniti, Si vede ancora meglio che trattasi di un fake eclattante. The FBI has informed me that it is very likely that these are visitors of extraterrestrial nature. I advise the American people to remain calm, not fall into panic and wait for further announcements. We shall overcome this threat with confidence. And Una roba da Muppet Show o da cartoni animati degli anni 80 che di animato avevano veramente poco. Vedete in questo documentario il presidente degli Stati Uniti che dichiara guerra alla Russia e lo fa su YouTube in diretta. In diretta YouTube e Facebook. Sto scherzando. Bene, se avete altri siti, altri filmati che mi volete segnalare di collezionisti, di figure di merda, quelli che vedono palloni sonda, UFO ovunque, quelli che hanno sentito la Casa Bianca che ha detto... Che sono atterrati gli UFO, che l'ha dichiarato che sono gli UFO, che sono tra di noi, che sono arrivati, che adesso ci libereranno finalmente tutti. E ci salveranno dalla crisi economica mondiale, dalla Russia, ci faranno liberare da Putin, ci sveleranno finalmente che la testa è piatta, che ci sono muri di centinaia e centinaia di migliaia di chilometri che limitano il polo sud e oltre, a non ci si può andare, si cade giù e ci si rompe le gambe. Se avete tutte queste tipologie di segnalazione, non esitate a scrivermela qui nei commenti, che, che comunque finiranno tutti nell'oblio perché non ne guarderò neanche uno. Sto scherzando. Vi ringrazio tutti come sempre per essere stati qui con me. Grazie un pollicione in su, condividi e iscriverti al canale.